Le triple di Salvatico sono state di grande aiuto in questa partita? Sì, sicuramente Salvatico, così come era successo con Barcellona, ha dato la svolta, ma perché ha messo in campo quella determinazione, quell'agonismo, quella voglia che vorremmo vedere in tutti i giocatori. Anche da questo punto di vista, anche Scredi e Bolletta, oltre che Manfrei, hanno dato un contributo sostanziale nei minuti finali di partita. Scredi specialmente in difesa, Bolletta e Manfrei prendendosi tiri e responsabilità importanti che due giocatori come loro devono prendersi durante l'arco di tutta la partita. Sì, sì, per noi oggi, diciamo, tra virgolette, era l'ultima spiaggia, perché la possibilità di acquisire due punti nel girone successivo era importante. Già l'abbiamo persi domenica scorsa, diciamo, facendo una brutta partita a Basket School, quindi oggi, giocando in casa, doveva essere la nostra partita in tutti i modi, in qualsiasi modo, giocando male, giocando bene, non mi importava, questo era quello che gli avevo detto ai ragazzi. Bisognava mettere l'anima, bisognava mettere tutto quello che avevamo dentro. E nel momento in cui c'è stato, diciamo, nel terzo quarto, un passaggio importante da parte loro, sono stati bravi i ragazzi a cercare di riprendere la partita. Poi, giustamente, nel momento in cui avevamo trovato, diciamo, un equilibrio in un quintetto che ci stava dando veramente tanto, perché difensivamente Piazza Armerina aveva fatto 4 volte infrazioni per 24 secondi, avevamo recuperato buoni palloni, loro hanno gettato via 3-4 palloni fondamentali, quindi lì secondo me si è decisa la partita, e complimenti ai ragazzi che c'erano in campo, perché veramente hanno dato l'anima. Non solo, giustamente dico, i ragazzi che sono stati in campo, ma anche gli altri. Per noi oggi, ripeto, era un crocevia importante, perché partire da 4 punti nel girone di Silver sarebbe stato veramente, veramente brutto e magro. E noi in qualche modo siamo qui perché ci dobbiamo riprendere da tutto quello che abbiamo passato, quindi oggi più che mai questa vittoria vale doppio, perché secondo me ci dà morale per affrontare, diciamo, un play-in in maniera più tranquilla. È chiaro che il lavoro settimanale non cambierà, perché anzi dovremmo ancora di più cercare di fare il meglio, come stiamo facendo in queste ultime settimane, che abbiamo cambiato tanto del lavoro, perché noi vogliamo essere più aggressivi, vogliamo correre di più, quindi più o meno ci stiamo riuscendo. Però complimenti comunque ai ragazzi che hanno dato l'anima. Sì, ma no, infatti la nostra problematica era dovuta nelle partite precedenti alle pause che purtroppo ci prendevamo durante la partita, dove nella maggior parte delle partite mettevamo noi proprio la partita sui nostri binari, poi a un certo punto spegnevamo la luce e di fatto perdevamo oltre la partita ma anche il senso del gioco, anche in maniera banale. Quindi la cosa importante su cui cerchiamo di lavorare è la continuità delle cose, perché questa è la cosa fondamentale che ci è mancato per adesso, la continuità. Cerchiamo di acquisirla, anche perché devo fare, cioè, i complimenti ai ragazzi che durante la settimana veramente, cioè, si allenano molto molto bene, molto duri, e quindi anche a livello di mentalità stiamo cercando di cambiare alcune cose. È chiaro che dobbiamo raccogliere i frutti della settimana, però la continuità, l'atteggiamento e l'aggressività è quella che deve fare da padrone per noi. Indipendentemente dalla squadra che affronteremo la domenica, noi dobbiamo avere sempre questo atteggiamento, perché siamo nelle condizioni di fare questo. Se non fossimo in grado, è chiaro, non chiedo ai giocatori la luna, ma questo secondo me è il minimo che si può chiedere. Per adesso cerchiamo, questa vittoria ci dà fiducia, è chiaro, quindi dobbiamo continuare a guardare il nostro campionato e onorarlo fino alla fine. Dico, nonostante la prossima settimana giochiamo col CUS Catania, che è una partita che sulla carta non dà punti, vince o perdi non dà punti per la seconda fase, ma noi vogliamo, dico, approfittare di questa cosa per avere più continuità durante l'arco della partita. Quindi non dico che lo prendiamo come allenamento assolutamente, ma la prendiamo come una partita da affrontare nel giusto modo per avere la nostra certezza e le nostre continuità. Le condizioni di Salvatico, è uscito dolorante? Sì, allora Salvatico ha preso una botta, proprio una contusione, ginocchio, quindi speriamo di poter recuperarlo. Intanto farlo riposare domani, valutarlo, però
è solo una contusione, speriamo che non possa, cioè che possa essere, diciamo, arruolabile nel breve tempo per poter essere già operativo domenica. Gli ultimi 48 secondi potevano essere infiniti, ma la bomba di Bolletta ha messo un punto fermo sulla vittoria. Sì. Bolletta ha messo dei canestri importanti alla fine, che ci ha dato veramente fiducia, ci ha dato quel gap, diciamo, importante affinché lo portassimo fino a fine partita. Quindi diciamo che è stata una vittoria di squadra, perché ognuno di loro ha, nei momenti decisivi, come Salvatico prima, anche Bolletta, ma anche altri, e hanno dato, diciamo, il loro contributo affinché potessimo, diciamo, finire la partita in vantaggio. Quindi un plauso per me va a tutta la squadra.